Ben ritrovati a questo corso sugli script Bash. Siamo ormai giunti alla lezione numero 13, nella quale vogliamo parlare per un momento di parametri di input e codice di ritorno dallo script. Si intende. Eh? Quindi, eh, giunti a questo punto, ormai abbiamo tutto a disposizione per crearci il nostro script con tutta la sua logica. Con la sua interattività, con la sua tra intelligenza e volendo fare un passettino ulteriore, sempre che riteniamo utile eh, introdurre anche questa particolarità nel nostro, nel nostro codice bash del nostro script, possiamo ehm, Inserire o meglio includere nella, nella logica dello script eh, l'interpretazione, la presa in carico di parametri forniti esternamente allo script, ovvero dei parametri forniti accanto al nome dello script prima di avviarlo. Quindi possiamo anche dare dei parametri esternamente, non solo. Come abbiamo visto nella lezione precedente, farceli chiedere durante l'esecuzione. Quello è un tipo di input, un tipo di richiesta di parametri. Questo è un altro, è quello che a priori noi possiamo fornire uno o più parametri prima di far partire lo script. Come si fa? Quindi, i parametri in entrata, chiamiamoli così, vengono o possono essere impostati. Dopo il nome dello script separati da uno spazio sempre nella sequenza prevista dallo script, quindi è posizionare la cosa. Se io eh, ho previsto tre parametri per questo script, dovrò mettere il nome dello script spazio parametro 1, spazio parametro 2, spazio parametro 3. Lo vediamo in questo esempio qua. Io ho uno script che si chiama ma va guarda un po' script.sh e per richiamarlo io appunto do il nome dello script spazio eh, valore 1 spazio valore 2 spazio valore 3 all'interno dello script questi tre valori sono identificati da variabili predefinite che abbiamo già incontrato in precedenza i famosi dollari con il numero progressivo quindi dollaro 1 dollaro 2 dollaro 3 anche qui eh, numero progressivo in, mm, allineato con la posizione del parametro quindi $1 sarà il valore 1, $2 il valore 2, $3 il valore 3 ecco tutto molto semplice. Il codice di ritorno invece è eh, il codice di uscita del, dello script perché uno script può finire bene o può finire male e quindi avrà. Ehm, quindi per difetto, ehm, se non facciamo assolutamente nulla, ad ogni volta che uno script finisce, termina, in una variabile particolare è eh, memorizzato il, il, il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito, ovvero l'esito positivo o meno dell'ultimo comando eseguito dello script in sequenza. Il che corrisponde se vogliamo metterlo esplicitamente nello script al codice dato con il comando exit quindi se noi esplicitamente nello script ma non siamo obbligati a farlo inseriamo un comando exit senza valore eh, verrà tornato per difetto il, il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito normalmente Nell'ambito bash, se il valore tornato è 0, vuol dire che è tutto ok, che è andato tutto bene. Se è diverso da 0, vuol dire che c'è stato qualcosa che non va. Ciò non toglie che con il comando exit noi possiamo esplicitamente farci tornare un valore che decidiamo noi. Per esempio, nel nostro script possiamo mettere exit 10 che è diverso da 0 però avendolo impostato a noi magari per noi 10 vuol dire che è andato tutto benissimo ecco questo dipende se decidiamo di gestirlo noi dobbiamo poi anche eh, coerentemente sapere di come interpretare il codice di uscita perché nello script a, se a seconda a dipendenza delle condizioni che si verificano potrebbero esserci più comandi exit quindi in certi punti un exit per un errore, in certi altri semplicemente l'exit di fine di esecuzione dello script. Quindi noi possiamo far variare questo valore, in questo caso 10, vabbè, magari con 1 errore, 2 errore, 3 tutto ok, 10 errore grave, eccetera, eccetera, come vogliamo. Possiamo gestirlo noi o meno. Non siamo obbligati a farlo. Eh? Normalmente negli script l'exit non lo si vede se non è necessario. Se non si mette nulla, appunto, viene tornato per difetto. Il, il valore appunto dell'esecuzione dell'ultimo comando come lo si ehm, legge questo, questo valore con il comando echo dollaro punto di domanda ecco un punto di domanda è mh, come dire una variabile predefinita stile dollaro 1 2 3 però appunto punto di domanda eh, si prende a carico il codice di ritorno o del, eh, exit dell'ultimo comando eseguito quindi, se noi richiamiamo uno script nel nostro terminale, uno script, subito dopo, senza far nient'altro, facciamo il comando, eseguiamo il comando echo, ehm, dollaro, punto di domanda, Possiamo leggere il codice di ritorno dell'ultimo comando di quello script. A meno che noi non abbiamo esplicitamente inserito un exit con un valore, quindi ci troveremo quel valore. Ecco. Quindi vediamo subito con l'esempio quello che ho appena detto, l'esempio qui a fianco della lezione 13, quindi eh, cosa fa l'esempio, quindi cerchiamo di capire cosa fa questo codice prima di eseguirlo così vediamo cosa aspettarci, semplicemente si aspetta un parametro, ecco vedete un $1 vuol dire che questo mh, script bash si aspetta che alla partenza noi accanto al nome separato da uno spazio mettiamo un, un valore che, che serve allo script per essere eseguito. Cosa si aspetta a questo script? Eh, si aspetta che sia stato inserito come parametro di input o la parola GUI, GUI minuscola o GUI maiuscola, che è poi la sigla inglese per dire interfaccia grafica eh, in ambito informatico. Eh, quindi se ho inserito uno di questi due valori mi ritorna questi tre eco a video con suo eseguo. Lo scritto con l'interfaccia grafica, altrimenti. den else. Quindi, altrimenti, se non ho scritto GUI o GUI, ma ho scritto CLI solo minuscolo, in questo caso lo accetto. Ho scritto CLI che vuol dire interfaccia caratteri nel mondo sempre informatico, quindi il terminale in poche parole. Quindi, se ho inserito CLI, mi ritornerà questi altri. Ecco, con su eseguo lo scritto interfaccia l'interfaccia caratteri nel terminale, altrimenti ancora, vedete un if innestato in un altro, altrimenti, terza possibilità, non ho messo nessuno di questi parametri previsti, o addirittura nessun parametro, e mi reclama il mio script, dice che parametro di esecuzione è errato o mancante, ha impostato questo, invece dove impostare questo, oppure questo, oppure chissà che, ecco. E se c'è l'errore, quindi in questo ultimo blocco di codice nell'else dell'errore, imposto io volutamente exit 99, quindi so che se il mio screen è tornato 99 c'è stato un errore, a parte che me lo dice con gli eco, però vabbè, didatticamente per capire che cosa fa. Quindi se lo eseguo, andiamo un po' di <coughs> eseguire. Eh, questo script, dunque, non do parametri volutamente sbaglio. Eh? So già che è sbagliato, ma vediamo cosa succede. Non do parametri e lui, opportunamente, mi esegue questa parte di codice qui, questa, dove mi dice che ho sbagliato parametro esecuzione errato mancante. I parametri validi sono, senza virgolette, Gui, Gui oppure Cli. A questo punto... Proviamo ad usare questo comando eco dollaro punto di domanda per vedere se mi ritrovo il codice 99 che io esplicitamente ho voluto mettere all'uscita dello script con l'errore. Vediamo un po' ecco, dollaro punto di domanda, enter. Voilà, vedete che c'è il 99 in effetti. Non è 0, quindi è successo qualcosa di sbagliato. Qui ho interrogato questa variabile dollaro direttamente a terminale all'uscita dello script ma anche all'interno dello script stesso o se uno script ne richiama un altro e poi quest'altro script esce e ritorna al primo script richiamante in quello script si può usare ovviamente questa stessa variabile predefinita dollaro punto di domanda per interrogare come è andato quello script richiamato insomma ecco ci siamo capiti quindi qua appena uscito dallo script ho questo valore a disposizione. È chiaro che se nel frattempo eseguo un altro comando, naturalmente questo valore viene sovrascritto, quindi è per quello che è importante farlo subito all'uscita dello script. Adesso proviamo a rieseguire il nostro script però dandogli un parametro che è previsto, in questo caso cli che è previsto qua cli. Dovrebbe essere accettato a questo punto. Ed ecco che mi dice: eseguo lo script con l'interfaccia caratteri perché è proprio quello che si aspetta. Quindi il nostro $1 posizionalmente ha preso in carico il valore CLI è uguale a CLI sì. E quindi eseguo lo script con l'interfaccia caratteri. Poi Led non entra perché non è il caso, e finisce. Finisce senza eh, lo script, finisce questa volta qua, senza aver messo un exit specifico. Quindi mi torna come valore di ritorno di questo script il valore dell'ultimo comando eseguito che verosimilmente sarà questo eco qui quindi sarà andato bene io mi aspetto che se interrogo il mio, la mia variabile predefinita dollaro punto di domanda ho lo 0 ecco perché è andato tutto a meraviglia ecco tutto qua quindi se vogliamo ehm, dare uno, uno strato esterno diciamo così al nostro script con dei parametri di partenza avete visto che è facilissimo farlo eh? basta mettere i parametri uno in fila all'altro e, e dentro nello script possiamo interrogare questi parametri con le variabili predefinite dollaro con un progressivo 1 2 3 4 per quanti sono voilà per questa lezione direi che è tutto vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi attendo alla prossima lezione. Un saluto, ciao ciao.